Eccoci qui ragazzi con un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di mining. Nello specifico oggi vi voglio mostrare quello che è un ASIC, che è un super computer, diciamola così, che ha i suoi pro e i suoi contro, e lo utilizzo già da un paio di anni, perché comunque è una pratica che comunque svolgo già da quanti anni, anche come potete vedere dal computer sta minando, quindi è una pratica che ha i suoi pro e i suoi contro. E cosa succede col mining? Praticamente il vostro computer, o in questo caso un ASIC, e qualsiasi processore che sia in grado di far calcoli può farlo, e praticamente va a minare dei blocchi virtuali, ovviamente, e ad estrarre la criptovaluta. Non sto qua a spiegare cosa sono tutte le blockchain, perché a parte che non sono così bravo nel spiegarvelo, poi ci sono altri canali che le spiegano decisamente meglio. In questo caso, questo qua è un classicissimo Antminer D3 che mina con un algoritmo X11. Quindi purtroppo, dico purtroppo, per il semplice discorso che minano una criptovaluta un po' vecchia, che è il Dash. Ecco la conferma che Dash lava così bianco che più bianco non si può, nemmeno col candeggio. Non è il detersivo, ma è proprio, si chiama Dash. Devo dire che negli ultimi anni il Dash è calato, è arrivato a valere 200 euro, poco e niente, ma non è un problema, perché collegando questo ASIC a NiceHash posso utilizzare la sua potenza di calcolo di 25 MHz al secondo, GHz al secondo, scusatemi, per riuscire a minare anche Bitcoin. Fondamentalmente si può usare per qualsiasi criptovaluta, l'unica cosa è che non ha la potenza di calcolo che può avere un D9, un S7, un S9, qualsiasi ASIC di nuova generazione e adibito per il mining. Devo dire che i suoi contro sono più dei pro. Perché? Perché innanzitutto consuma un botto di corrente. Questo significa che questo, acceso un'ora, cioè consuma 1,5 kW. Una cosa che neanche se tenete acceso una lampadina per un mese intero ve la consuma. L'unico L'unico contro, appunto, che dispiace è il consumo, perché non si può tenere acceso molto a lungo, proprio per il semplice motivo che minando poca cripto il costo dell'energia è più alto rispetto al profitto che si va a ricavarne. Se calcoliamo una media che è a 0,35 centesimi, tra virgolette, e sono tutti valori così approssimativi, di costo del kilowattora in Italia, a meno che non abbiate il solare, e in quel caso va decisamente meglio, significa che questo, se lo tenete acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, andate a pagare una bolletta di 300-400 euro. E qui ci vengono in soccorso i computer, schede video e processori ormai consumano veramente molto poco, minano bene. Ad esempio il mio computer, lo dico subito al momento, solo il computer mi sta facendo 1,15 € all'incirca. Ho dentro una sola scheda video, sto minando col processore con un octa-core AMD. Quindi ovviamente c'è da fare il paragone. Una volta avevo il rig, quel bello imponente, da 6 schede video, dopo per calo della criptovaluta Bitcoin valeva meno di 10.000 euro, ho deciso di smerciare un po', anche se adesso me ne mangio le mani, però anche con questo riesco a ottenere dei risultati abbastanza importanti. E un altro bel problema che ha questa macchina, in questo caso il computer, sappiamo ormai sono silenziosi, ventole, non ventole, dissipatore a liquido, il problema di questo ASIC, adesso ve lo faccio vedere, è questo. Avete capito cosa intendo? Questo, se lo tenete dentro un appartamento, siete fottuti. Nel senso che, almeno che non siate dei lupi solitari o che non avete moglie e figli a casa, questo qua dentro casa non lo tenete. Perché, a parte essere brutto esteticamente, fa veramente molto molto rumore e genera veramente tanta aria calda, perché da una parte prende l'aria fredda, dall'altra esce aria anche a 60 gradi, è un aspirapolvere come avete potuto vedere. Quindi il concetto è garage,
una cantina, qualsiasi cosa. L'importante, ecco, con questo modello dovete essere provvisti di porta Ethernet, perché questo senza connessione internet non funziona. Parlando un po' di quello che sono le cripto, che adesso vanno per la maggiore, come sappiamo, il Bitcoin, l'Ethereum, ci sono le principali, dopo ci sono le sotto cripto che vanno un po' di meno, tipo Monero o Litecoin, che si salgono e scendono. Devo dire che a mio avviso non è una pratica ovviamente per tutti, perché ve l'ho già detto anche prima, ve lo ripeto, per il semplice motivo che è dispendioso, fa rumore, fa calore, e dovete, se volete veramente trarre un buon profitto da queste macchine qua, dovete molto semplicemente avere un buon impianto fotovoltaico, una cantina, un garage con connessione internet. Lo so, è una cosa un po' proibitiva, però magari nel mio caso io l'ho piazzato di sotto, problemi non ce ne sono. Cioè, c'è anche la modalità per dargli la modalità un po' più silenziosa, la cosa non cambia. La clip che avete sentito prima è modalità silenziosa, quindi questo significa che andate in modalità turbo, che è quella anche che rende di più. Cioè, è un aspirapolvere degli anni 90, questo qua fa un bacano che non sa della metà. Ovviamente i soldi che abbiamo minato con queste macchine qua, con i computer, vanno a finire nei wallet. Ce ne sono veramente tanti, ce ne sono wallet che permettono di fare trading. Io personalmente uso Exodus, però c'è Free Wallet, adesso no, non ve li sto qua a elencare tutti perché ce ne sono tanti. Io quello che utilizzo in primis è Exodus, perché mi dà la possibilità di buttarmi dentro tutte le criptovalute, quelle che voglio. Posso fare l'exchange, quindi il cambio della criptovaluta. Se io voglio vendere Bitcoin per acquistare Ethereum, posso farlo, la transazione immediata in tempo reale. Devo solo dire che mi raccomando, perché è una cosa che può invogliare, dire prendo soldi con sta roba qua. Attenzione, non ne esce uno stipendio, a meno che non avete una cinquantina di sta robe qua, però dovete avere anche una struttura idonea, perché se un kilowatt e mezzo questo accendo il forno o la lavatrice, salta la corrente. Quindi servono per trarre un profitto da queste macchine qua, serve un posto, un contratto elettrico veramente alto e il buon senso, perché il buon senso è la base di tutto. Se la criptovaluta cala e avete più costi a tenere acceso una macchina del genere che a quello che guadagnate, staccate la spina. Questo voglio sottolinearlo bene bene, perché è una cosa veramente fondamentale. Una volta che arriva la bolletta, non potete fare il reso della bolletta, è più facile premere l'interruttore e spegnerlo. Ecco, io penso, in questo breve video penso di avervi dato una base di quello che è il mining, anche perché di più non posso fare, perché vi direi solamente una marea di fregnacce, per il semplice discorso che non ho le competenze idonee per spiegarvi cosa sono blockchain e tutte quelle cose. Lo so a teoria nella mia testa, però non riesco a spiegarlo in modo esaustivo e chiaro. Beh, quindi ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!